Un americano a Napoli è il documentario del giornalista Federico Vagalebre che rientra nel progetto dedicato al ricordo di Renato Carosone. È stato presentato alla Biblioteca Comunale di Pomigliano d'Arco all'interno del calendario La Città Globale. Dopo anni di live di premio Renato Carosone, sembra quasi un passaggio obbligato quello di realizzare un documentario che raccolga un po' tutto quello che è il lavoro che stai facendo per la memoria di Renato Carosone. Sai, il lavoro, io non sto lavorando sulla memoria di Renato, mi sembra di lavorare ancora su Renato. A un premio Tenco, credo che fosse il 1997, godendoci Lowell Fulson, gli Avion Travel e Gabriella Ferri con Renato al bar, ma perché non scriviamo una cosa? Ed è nata la sua autobiografia che si chiama Un americano a Napoli, proprio come questo documentario, per cui a me sembra davvero di continuare a lavorare con Renato. Renato non c'è più, anche stasera sono arrivati dei suoi lontani parenti che mi stanno dando nuovi materiali. Mi correggerò quello che abbiamo scritto, correggerò quello che abbiamo messo nel filmato, ma non si correggerà il tiro di queste canzoni ironiche, come non era la canzone italiana di fine anni 50 e come purtroppo non lo è ancora oggi, in cui vince la melassa, in cui vince il finto giovanilismo. Canzone piena di grande tradizione napoletana, però capace di essere coniugata con la lezione della canzone americana, quella jazz, quella del grande songbook di Cole Porter, di Gershwin. Canzone apertissima agli echi del mondo, in questo caso al Nord Africa, all'Oriente. Canzone dignitosamente alta, ironica, armata di sorriso e di sberleffo. Come procedono i preparativi per il Carosone 2005? Bene, io posso già dirvi che la data è il 21 settembre, perché tanto quello ormai l'abbiamo imparato, che il posto è l'Arena Flegrea. Iniziamo ad avere i primi nomi, ma è presto per annunciarli. Nel frattempo uscirà il CD del premio dell'anno scorso, è il 2004, quindi insomma spero bene. Allora, il contributo che Pomigliano vuole dare alla realizzazione di questo documentario per Carosone? Pomigliano in questi anni sta cercando di diventare punto di riferimento anche per la produzione e la costruzione di un circuito culturale e musicale sul nostro territorio. Io penso che in questi anni stiamo cercando di attrarre sul nostro territorio uomini di cultura, musicisti che qui possono trovare anche terreno fertile per costruire e per mettere in pratica nuove idee. Mayday, mayday, I've been shot, mayday.